13 di aprile ancora una volta a Vallucciole per ricordare i morti e pregare per loro, per pregare affinché la violenza sia superata dalla concordia, dalla prosperità nel mondo, e ne chiediamo grazie al Signore. E poi anche per imparare che certe cose non dovrebbero ripetersi. Mentre Vallucciole di ieri, l'Egitto di oggi, la Siria, tante altre parti del mondo dove la violenza purtroppo è ancora in atto. Che il Signore ci aiuti e ci illumini. La strage di Vallucciole che portò alla morte di 109 persone che avevano aiutato la resistenza, non per spirito ideologico ma per solidarietà cristiana, questo ce le rende ancora più vicine in una giornata come oggi, e soprattutto ci impegna per non tenere gli occhi chiusi davanti a quelli che sono i massacri, le vallucciole oggi diffuse in tutto il mondo, dalla Siria a tutti i luoghi dell'Africa, e soprattutto ci invita ad avere sempre e comunque solidarietà e a rinunciare al fascismo e all'indifferenza.